Ok, allora, io ho letto l'articolo che hai scelto dal titolo Does Naming a Thing Help You Understand It? La prima domanda che mi sorge spontanea è perché hai scelto questo articolo? È un Ok? articolo profondissimo, perché parte da un topic, da un argomento molto leggero, quindi l'assaggio del vino, e arriva alla conclusione. In realtà analizza un articolo scientifico di recente pubblicazione e arriva alla conclusione, per non dirla con Nanni Moretti, che chi parla male non necessariamente pensa male, che è abbastanza rivoluzionario come conclusione. Cioè, non è detto che parlare male vuol dire pensare male. Per esempio, ok, in questo articolo prendono in considerazione due teorie estreme. Prendono anche come esempio Ludwig Wittgenstein, se si dice Esatto, così, che esatto. cita The limits of my language mean the limits of my world. Prima di tutto mi verrebbe da chiederti, tu sei d'accordo? No, appunto, cioè Wittgenstein è un filosofo di inizio Novecento che tra l'altro è famosissimo per varie cose. Una cosa è che il suo libro più importante, il Tractatus Logicus Philosophicus, si conclude con una frase: ciò di cui non si sa non bisogna parlare. Di ciò di cui non si sa non bisogna parlare. È la conclusione di tutta la sua filosofia. Ed è un filosofo che ha lavorato molto sulla connessione tra linguaggio e pensiero, connessione che soprattutto in Inghilterra, ma comunque all'inizio del secolo era fondamentale, cioè all'inizio del secolo si pensava che i limiti della logica, quindi i limiti del pensiero, potessero essere risolti migliorando il linguaggio. Quindi c'è un'enorme ricerca di un linguaggio logico che permetta la costruzione di un sistema logico perfetto, no? C'è Bernard Russell e Whitehead con i principi a matematica, c'è Hilbert in Germania che insiste nella costruzione di un linguaggio logico. Tutto questo tentativo crolla poco dopo con il lavoro di Gödel, che dimostra che per quanto tu ti possa impegnare a costruire una grammatica, un linguaggio, tra l'altro in Italia, Peano, il torinese, e quindi Gödel dimostra che comunque alla fine il costrutto che tu arriverai a definire conterrà sempre delle contraddizioni. Che rivoluzione, che è una cosa che distrugge ogni tentativo. È frustrante per ogni tentativo di miglioramento, non solamente matematico, ma anche sociale, perché vuol dire che per esempio, qualsiasi libro di diritto, qualsiasi legislatore non potrà mai fare un corpus di leggi che non contengano delle contraddizioni interne. E quindi questo articolo, che parte da una cosa molto ludica, no? L'assaggio del caffè, l'assaggio del vino. Del vino, l'informazione. Esatto, quindi parte dall'assaggio del vino. È bellissimo perché poi è molto europeo. Sono quattro ricercatori europei sparsi in giro per l'Europa, Gran Bretagna compresa. Sono in Svezia, nei Paesi Bassi, in Olanda e a York, mi sembra, comunque in Gran Bretagna, che fa capire come non è possibile comunque pensare di fare ricerca in ogni singolo paese senza pensare all'Europa come unico paese. Se vengono fuori con degli esperimenti geniali per cercare di capire se un assaggiatore di vino a cui non si dà la possibilità in pratica di associare al profumo delle parole, riesce a degustare nella stessa maniera, no? Di un assaggiatore invece che viene lasciato libero di associare odori e parole. E quindi arrivano alla conclusione, appunto, prendendo una cinquantina di assaggiatori, professionisti e non, che il linguaggio non è poi così importante, no? Appunto, che non è vero che chi parla male pensa male. La cosa veramente interessante è che
Johnson, che l'Economist non è un giornale a firma, cioè gli articoli non sono firmati, è praticamente un collettivo in cui ogni articolo è discusso con tutta la redazione sempre. Quindi Johnson nel collettivo è quello che scrive, che non è necessariamente una persona, che scrive di linguistica. Johnson in questo caso è rivoluzionario, cioè prende un articolo che è rivoluzionario e non lo prende a caso, lo prende perché vuole dire che quando noi incontriamo una persona che ha problemi a esprimersi, vuoi perché non si esprime bene per problemi suoi, ma anche perché può essere un immigrato, come siamo stati noi per tanti anni in altri paesi, non vuol dire che pensa male. E questo è abbastanza importante per chi ha vissuto all'estero. L'immigrato o l'emigrato che non parla bene la tua lingua, in realtà può avere una profondità di pensiero maggiore della tua. Il fatto che non trovi una parola per un sentimento, La esprimerà in una maniera diversa. Esatto, o addirittura può non esprimerla del tutto. Cioè, come dice alla fine, la conclusione è molto bella, no? Dice: il linguaggio non è un limite, come diceva Wittgenstein, il linguaggio, nelle parole di uno dei ricercatori, è come una luce, è un potenziamento. E quindi, per concludere, il linguaggio, perché è un potenziamento? Questo non lo dice Johnson, però. Il linguaggio è fondamentale perché tu devi poter comunicare agli altri. Cioè lo scimpanzé in realtà sente gli aromi ancora meglio di un essere umano, ma per uno scimpanzé sarà impossibile comunicare a un compagno, una compagna, che un vino sa di melissa, no? Che è l'esempio dell'articolo. Quello che contraddistingue veramente l'essere umano è la capacità di comunicare agli altri quello che conosce, quello che ha imparato. Quindi il linguaggio matematico, chiaramente è uno strumento di potenziamento della mente umana, ma è soprattutto uno strumento che permette agli altri di capire quello che tu hai capito. No, come diceva Newton, lavoriamo sulle spalle dei giganti, ma ci possiamo lavorare sulle spalle dei giganti solamente se abbiamo un linguaggio. Si ritorna sempre là. Assolutamente. Tra l'altro, adesso tu prima hai fatto un esempio, hai detto per esempio un immigrato che eccetera eccetera, non vuol dire che abbia meno o più spessore di te perché non sa esprimersi nella stessa maniera, non conosce la lingua eccetera eccetera. Questo è un articolo, cioè sulla base della riflessione che hai fatto, è un articolo estremamente attuale, visto che affrontiamo oggi più che mai il tema per esempio dell'immigrazione, migranti, eccetera, eccetera, in realtà questo potrebbe